Ciao, prefetto. Giusto in piedi, sono seduto. Sembra così. Perfetto, va bene così. Ringrazio il Presidente Violante per aver accettato il nostro invito e voi tutti per essere intervenuti. Naturalmente un benvenuto speciale alle autorità civili presenti. Non è facile, come potete immaginare, sintetizzare in poche parole la figura del Presidente Violante. È una storia umana, una storia civile, professionale, politica straordinaria, che parte da una nascita straordinaria in Etiopia. Già questa sarebbe una storia da raccontare. E poi il magistrato, il docente universitario, il politico, il presidente della commissione antimafia in un periodo non banale del paese, presidente della Camera dei Deputati, un impegno civile di servizio allo Stato lunghissimo, denota la pur lunga carriera di parlamentare, mai finito, è recentissima la vicenda del cosiddetto Comitato dei Saggi, il gruppo di lavoro costituito dal Capo dello Stato quest'anno. In parallelo a tutti questi eventi, poi un'attività di scrittore molto importante, testi universitari in ambito del diritto, come sapete, e un'ampia saggistica. È uscito recentemente per Einaudi un suo libro proprio sul tema della politica e della comunicazione, come la politica utilizza i media, come nel tempo è cambiato il linguaggio della politica. Questo è il tema della conversazione di oggi, per questo ringrazio ancora il Presidente per essere venuto e gli do la parola. Grazie. Buonasera, grazie per essere venuti. Il tema del libro che mi è stato chiesto di presentare è Politica e menzogna. Questa esposizione si divide in 6 parti molto brevi, sono brevi, di pochi minuti l'una, per poter meglio scandire i singoli passaggi di questa cosa. Nella prima parte illustro perché la menzogna, i casi in cui la menzogna ha costituito un potente motore della storia. La seconda parte perché la menzogna in politica è particolarmente frequente. La terza, per quali sono i rapporti tra menzogna e democrazia e qual è il paradosso della democrazia rispetto alla menzogna. Non ve l'anticipo, sennò poi perdete il gusto. Chi ha diritto alla verità in politica? Naturalmente il presupposto è che non tutti abbiamo diritto alla verità. È aumentato nei tempi contemporanei, e qui faccio riferimento alla premessa del professore che mi ha preceduto, è aumentata la praticabilità della menzogna in quest'ultima fase, il rischio della menzogna, e infine come si combatte la menzogna in politica, che cosa serve per combattere la menzogna in politica. Allora, vado alla prima parte. Dicevo, la menzogna ha costituito e costituisce un potente motore della storia delle vicende politiche. Io in questo piccolo studio ricordo 3 casi che mi sembrano emblematici. Il primo è la falsa donazione di Costantino alla Chiesa cattolica, sulla quale si è fondato per 11 secoli circa il potere temporale dei papi. Il secondo documento falso sono i protocolli dei Savi di Sion. La terza menzogna e l'ingresso degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale, che è stata basata su una menzogna, per fortuna, una felice menzogna. Ci sono anche menzogne felici, non ci sono solo menzogne. Allora, la donazione di Costantino nel 313 d.C., Costantino abbia redatto un documento in base al quale abbia costituito il potere temporale della Chiesa. Il potere temporale ha fatto così: all'impero romano d'Occidente spettavano tutto l'Occidente più le isole
dell'Oceano Atlantico, perché si pensava ci fossero isole soltanto nell'Oceano Atlantico. Guardate che questa donazione, ebbe che poi fu dimostrata falsa, fu un peso così grande che quando fu scoperta l'America, Spagna e Portogallo si rivolsero al Papa per stabilire di chi fosse il dominio. Il Papa, sulla base della falsa credita donazione di Costantini, stabilì che c'era un certo meridiano che doveva scorrere, un certo punto, e ciò che era occidente di questo meridiano spettava la Spagna, ciò che era d'oriente spettava invece a Portogallo. Quindi c'è una menzogna che ha avuto un suo peso nella storia. Passiamo al secondo esempio, i protocolli dei Savi di Sion. Nei primi del Novecento ha cominciato a circolare in Europa un protocollo, un libro, un racconto. Il racconto di una riunione che i rabbini di tutto il mondo, facevano nel cimitero di Praga una volta ogni 100 anni per cospirare contro il mondo. Era una parte di un libro modesto di un signore che si chiama Goethe, che era un antisemita tedesco, che raccontava in un suo modesto libro Biarritz, si chiamava il libro, questa storia. Come la fortuna da dove nasce? Nasce dal fatto che la polizia segreta russa, quando nel 1881 è ucciso Alessandro Zar, Alessandro II, deve trovare un colpevole. E cosa fa? Estrae dal libro questa storia che i rabbini si trovavano nel cimitero di Praga nei 100 anni, lo fa uscire come se fosse un documento a puntate su un certo, su una rivista, su un giornale russo, e questo serve a stabilire che i responsabili dell'omicidio erano gli ebrei in Russia. Lo zar successivo, Nicola II, ordina un'inchiesta e l'inchiesta rivela che era un falso. E lo zar, devo dire, con atto stimabile, vieta la pubblicazione di quel documento perché dice anche le migliori intenzioni non possono essere conseguite attraverso mezzi falsi. Ma nel frattempo che succede? Che c'è una straordinaria fortuna di questo libro falso. Tanto che nel 1920 in Inghilterra si stamparono ben 5 edizioni di questo libro e l'imprenditore Henry Ford, che pochi sanno ebbe una particolare menzione e la più alta onorificenza da Hitler per i servigi nati alla macchina bellica tedesca, pubblicò a sue spese 500.000 copie del libro e lo fece circolare e aggiunse, spiegando così questa sua iniziativa: l'unica affermazione che mi interessa fare a proposito dei protocolli è che essi si accordano perfettamente con ciò che sta succedendo nel mondo. E quindi, nella fiera del libro di Francoforte, che è una delle più grandi fiere del 2005 e anche poi nel 2009, sono stati esposti nel padiglione iraniano una copia dei protocolli. E se qualcuno di voi voglia riguardare lo statuto di Hamas, lo si trova sui siti, li vedrà che nello suo statuto è scritto, tra l'altro, Hamas scrive: il piano sionista è senza limiti. Dopo la Palestina, i sionisti aspirano ad espandersi dal Nilo all'Eufrate. Quando avranno sistemato la regione, essi ripartiranno, aspirando a ulteriori espansioni. Il loro piano è contenuto nei protocolli dei Savi di Sion e la loro attuale condotta è la migliore prova di ciò che diciamo. Quindi questo è un falso straordinario che ha passato un secolo e mezzo, due secoli, ancora oggi, e suscita storia. Il terzo falso. Il terzo falso che è nel 40. Nel 40 ci sono le elezioni negli Stati Uniti, Roosevelt si trova a dover competere con un avversario, un agguerrito avversario repubblicano, il quale fa della sua campagna elettorale, pone al centro della sua campagna elettorale non un giovane americano toccherà il suolo d'Europa. Perché? Perché si prevede la guerra e si ritiene che gli Stati Uniti, i repubblicani, ritengono che gli Stati Uniti non debbano entrare in guerra. A che Roosevelt deve combattere con la stessa arma. E in un famoso discorso alla radio e discorso pubblico dice: wash my lips, guardate le mie labbra, io non un giovane americano morirà per l'Europa. Quindi entra. Solo c'è una differenza, che Roosevelt aveva già fatto un patto con il Churchill per entrare in guerra. Grazie a questa bugia, felice bugia, vince le elezioni, però bisogna trovare una ragione per entrare in guerra. E
Naturalmente la Germania si guarda bene da prestare ragioni all'esercito americano, che è un esercito importante, di entrare in guerra. E che cosa accade? Accade che nel settembre 41 un cacciatorpediniere, sì, cacciatorpediniere americano Greer si accorge che è in acque internazionali, si accorge che il suo sommergibile tedesco sotto e lancia alcune bombe di profondità. La cosa era combinata: il cacciatorpediniere americano è coperto da un aereo inglese, il sommergibile tedesco viene su e spara dei missili contro il cacciatorpediniere, provocazione, gli Stati Uniti entrano in guerra. E quindi, voglio dire, ci sono menzogne di varia natura, no? quelle buone e quelle cattive. C'è anche una espressione di Voltaire che dice: la menzogna è un vizio quando fa male e una virtù quando fa bene. Non è un gran criterio, ma è uno dei criteri per stabilire quando è giusto o sbagliato. L'ultima grande menzogna più contemporanea avviene il 5 febbraio del 2003 nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, quando Colin Powell dimostra che l'Iraq ha armi di distruzione di massa. C'è un particolare, lo sapete che è una bugia, c'è un particolare che è sfuggito a molti. Se vi capita di guardare alcune sedute del Consiglio di Sicurezza, quello tondo, alle spalle di chi parla c'è una copia di Guernica, che fu donata, è una copia fatta a tappezzeria, che fu donata da un grande imprenditore americano all'ONU. In quell'occasione Guernica fu coperto da un panno blu. La cosa non è di secondaria importanza, perché c'era uno stridore tra quello che Colin Powell stava annunciando in quel momento e il quadro che c'era alle sue spalle sui disastri della guerra. Quindi ecco, qui ci sono, e questo, come dire, è importante, perché molto spesso la grande menzogna ha bisogno di un'adeguata scenografia. Evitare che la scenografia contenga in sé elementi che danneggiano la credibilità della menzogna. Passo alla seconda parte. Perché la menzogna è frequente in politica? Ci sono varie ragioni. La prima ragione è questa: che la politica si basa sul consenso, in democrazia, ma anche non in democrazia, sul consenso e sulla persuasione. Devi persuadere e ottenere consenso, e sulla base del consenso svolgi la tua forza politica. E quindi il problema è l'acquisizione del consenso. Nell'acquisizione del consenso bisogna tenere conto di una cosa, che la menzogna è creativa e la verità è noiosa molto spesso. La menzogna risponde, attraverso la menzogna rispondi più adeguatamente ai desideri dei cittadini. La verità non sempre ti fa rispondere a quei desideri. Naturalmente bisogna distinguere tra l'uomo di Stato e il demagogo. L'uomo di Stato si avvale della verità spiegando il senso della verità. È come dire, non risparmiandosi anche verità dure, se un uomo di Stato, spiegando bene cosa bisogna fare e così via. Naturalmente il demagogo invece cerca di capire che cosa il popolo vuol sentirsi dire, e dice quello che vuol sentirsi dire. E come la strega di Biancaneve davanti allo specchio, il demagogo dice: cosa devo dire oggi per piacere al mio popolo? Non cosa devo fare, cosa devo dire? E ecco, qui c'è un punto sul quale mi permetto di richiamare la vostra attenzione. Appunto, questo tipo di menzogna è molto legata alla demagogia, cioè citare gli spiriti più bassi e così via. Però la demagogia, stiamo attenti, che è uno spiraglio che ci fa capire un disagio e una mancanza di rappresentanza. La demagogia che cosa fa? Colma un divario tra un bisogno e una realtà. Il demagogo ti dice che quel bisogno è giusto e fondato, io ti copro. Criminalizzare il demagogo è sempre sbagliato. Perché non ti misuri sul suo terreno. Che a quel punto il demagogo fa il demagogo, l'altro lo criminalizza, però il punto è da dove nasce la forza della demagogia. Lo stiamo verificando, che l'abbiamo verificato anche nei tempi contemporanei. La forza della demagogia, quindi la praticabilità della menzogna, nasce da un vuoto.
da un voto di rappresentanza. E quindi bisogna guardare con molta attenzione, quando nasce la demagogia bisogna stare attenti, perché non perché ci sono i demagoghi, ma perché c'è un bisogno. E qualcuno risponde a quel bisogno. Se non si risponde nei modi giusti, vi assicuro che prima o dopo spunta qualcuno che risponde nei modi sbagliati. Ecco, il demagogo cosa fa? Spacca il paese in amici e nemici. Non c'è possibilità di mediazione. Anzi, crea continuamente, cioè la demagogia è una continua creazione del nemico. È un processo di costruzione di questa creazione del nemico. E la società ha rancore, e il demagogo risponde con maggior rancore, e eleva sempre di più. E naturalmente la divisione della comunità, la spaccatura della comunità, la lacerazione della comunità funziona come un velo ideologico, perché più aumenta il conflitto e meno è possibile capire come stanno le cose. Io a questo punto vi leggo una frase e poi mi permetterò di fare una domanda alla quale chiederei una risposta. La frase è questa: quando il giorno delle elezioni è passato, e i parlamentari hanno tenuto il loro ultimo comizio per passare dall'addomesticamento del popolo all'adempimento dei loro piacevoli compiti, la lotta per il cambiamento riprende la forma della lotta per il pane quotidiano. Presso i deputati si chiama indennità parlamentare. Ogni mattina il signor deputato si reca nella sede del Parlamento. Se non vi entra, almeno si reca sino all'anticamera, e per questi enormi e debilitanti sforzi riceve in compenso un ben guadagnato indennizzo. Domanda: chi sta parlando? Chi vi sembra che stia parlando? Lo spiego. Voce? Hitler. La domanda, o Grillo, la risposta è in genere Grillo oppure un ex presidente del Consiglio e così via, sono questi, e Hitler. Perché? Perché il parametro della demagogia è sempre lo stesso, non cambia. E se guardate, se andiamo molto più indietro, troviamo cose dello stesso genere. Perché il parametro è quello della rottura della società, l'individuazione del nemico, e il nemico è fortemente criminalizzato. Questo è il meccanismo della demagogia. Ed è significativo che quando si legge un passo dei primi anni 30, nella realtà contemporanea troviamo immediatamente dei riferimenti che credo che ci debbano preoccupare. Perché la menzogna danneggia la democrazia? Beh, innanzitutto perché la democrazia si basa sul principio di affidamento. I cittadini si affidano ai loro rappresentanti, e se i loro rappresentanti guadagnano il consenso dicendo menzogne, frodando, è leso il principio di affidamento. E quindi qui c'è un dato, viene falsificato il rapporto tra rappresentante e rappresentato. Non solo, ma viene alterata anche la competizione politica. Perché se qualcuno mente, qualcuno non mente, chi mente certamente altera le regole della competizione, no? Perché attraverso la frode della fiducia prevale sull'altro. E questo è il principio fondamentale della democrazia, la fiducia. Se tu frodi la fiducia e vinci frodando la fiducia, poni una mina sotto la democrazia. Quali sono le caratteristiche della menzogna politica? Beh, la prima caratteristica è che la menzogna, come dice Don Sturzo in un suo famoso saggio pubblicato molti anni fa, Don Sturzo dice che la menzogna è un'arma. E la menzogna è davvero un'arma contro l'avversario politico, e contro, è un'arma che ha due targets: il cittadino, il quale viene frodato, e l'avversario, che viene superato attraverso la frode. Quindi in questo senso è un'arma. Secondo, la menzogna in politica non è mai isolata, che una sola menzogna non basta, ne è insufficiente a raggiungere il risultato. Occorre perlomeno che quella menzogna sia ripetuta più volte per essere più credibile. La terza caratteristica è che la menzogna in politica è sempre condivisa, perché il politico non è mai solo. Ha qualcuno che sta vicino a lui, qualcuno che lo segue, quello aiuta,
e che sa che quella è una menzogna. Più importante è il politico, più la sua menzogna è condivisa da un numero ampio di persone, ciascuna delle quali naturalmente poi possiede lo strumento per ricattare quel politico. E quindi il politico che mente, o che mente pesantemente abitualmente, è molto spesso prigioniero di coloro che gli stanno attorno. E questo rende naturalmente la cosa abbastanza più complessa e più pericolosa per la democrazia. Mentre ero in treno, venivo a Pisa, mi è capitato di scorrere una rivista straniera dove c'era una riflessione che mi ha interessato molto sulla menzogna nel rapporto tra la destra politica e la sinistra politica. Ed è una riflessione che vi porto, non è mia, ma la condivido. L'autore di questo saggio diceva: la sinistra è più ottimista sulla natura umana e crede nel suo perfezionamento morale e quindi è molto più, come dire, esigente nei confronti dei suoi rappresentanti quando non seguono il cammino della virtù, perché, come dire, vengono meno a un impegno di miglioramento della società. La destra, diceva, è più rassegnata alle imperfezioni morali dell'uomo e quindi più tollerante nei confronti dei vizi. Quindi, mentre secondo questo parametro la sinistra ideale sarebbe, come dire, più sollecita nei confronti della virtù e quindi più esigente, la destra politica sarebbe meno esigente perché è più tollerante, comprende che ci sono, nel mondo ci sono vizi e virtù ed è più tollerante nei confronti del vizio. E questo forse spiega anche alcuni atteggiamenti elettorali di alcuni paesi. Chi ha diritto alla verità? Abbiamo tutti diritto alla verità? Beh, qui c'è stata una contesa che va da Kant in poi. Si deve dire sempre la verità o si può anche mentire? Quando si può mentire? Non lo dico in generale, dovremmo aprire tutto il tomismo per affrontare questo tema. È molto più semplice una cosa. Quando si può mentire? Quando chi ti sta di fronte può danneggiarti se conoscesse la verità. Chi ti sta di fronte è inteso come chi nel mondo politico, non il cittadino. Il cittadino ha sempre diritto alla verità. Non ha diritto alla verità chi può usarla contro di te. Questo è il tipico meccanismo. E quindi questo è il dato sul quale, infatti, nelle negoziazioni politiche non è che tutti dicono tutta la verità, ma ciascuno sa che l'altro dice un pezzo di verità, cioè è nota la regola. Quando c'è una negoziazione, anche se c'è una compravendita importante, cosa accade? Che chi deve vendere esalterà i valori, le qualità dell'oggetto, della casa o dell'automobile che vuole vendere. Chi deve comprare invece la butterà giù e dirà che il prezzo è molto alto. Cioè, questo fa, ma tutti sanno che si sta facendo una trattativa. In politica è lo stesso quando c'è una negoziazione o quando si è tra pari. Nei confronti del cittadino la cosa è un po' diversa. E ci sono due casi sui quali mi piace richiamare la vostra attenzione. Il primo caso è quello dei Pentagon Papers. È una vicenda abbastanza interessante. Nel maggio del 71 accade che sono consegnati al New York Times e poi al Washington Post alcuni documenti segreti da un assistente del ministro del segretario della difesa, il quale è un uomo che un giovane, allora tuttora vive, allora era un giovane, della sinistra democratica americana. Quando legge questi documenti si scandalizza perché una serie di presidenti americani, da Truman sino a Johnson, sino a Kennedy, avevano sempre negato che gli Stati Uniti erano impegnati in Vietnam. Negato totalmente, che non era per vero per nulla, che non c'entrava nulla e così via. In realtà da questi documenti viene fuori che da Truman fino al 54, quando Eisenhower assicura la protezione alla Francia e così via, gli Stati Uniti sono sempre impegnati e hanno perso migliaia e migliaia di uomini. Naturalmente la cosa suscita uno scandalo enorme e il presidente Nixon all'epoca e si pone un delicato problema del conflitto tra sicurezza e verità. Nel senso che Nixon e l'amministrazione americana dice non vanno pubblicati questi documenti perché ne va di mezzo la sicurezza degli Stati Uniti, altri dicono no, c'è il primo emendamento alla Costituzione americana dice
che il Congresso non approverà nessuna legge diretta a riconoscere una religione di Stato o a proibire la libera pratica religiosa o a limitare la libertà di stampa o a negare dietro il popolo la verità e così via. E quindi quello che viene fuori deve essere pubblicato. Naturalmente ci sono poi delle prese. Nixon, come sapete, non andava molto per il sottile, era uno, come dire, molto, molto spiccio, e quindi cerca di convincere o corrompere un attorney general perché impedisse la pubblicazione delle notizie. Ci riesce in un primo tempo, ma i giornali ricorrono alla Corte Suprema. Poi accade che altri giornali pubblicano le stesse notizie e si va di nuovo davanti al giudice. Il giudice respinge il ricorso dell'amministrazione americana, il giudice Garfin, dicendo che c'è il diritto del popolo a conoscere garantito dalla Costituzione. Questa volta è il governo che ricorre alla Corte Suprema, la Corte Suprema unifica i procedimenti e dà il via libera alla pubblicazione. E tra ogni giudice esprime, nella Corte Suprema americana ci possono essere motivazioni dissenzienti pubbliche, non solo, ma ciascun giudice può aggiungere alla motivazione di maggioranza una sua motivazione particolare. C'è un famoso giudice americano, uno dei grandi giudici della Corte Suprema, Lucius Black, il quale così motiva, e mi piace leggere perché veramente è un'espressione, come spesso capita a volte negli Stati Uniti o in Gran Bretagna, sono delle espressioni icastiche che segnano veramente un turning point, un punto di passaggio. Solo una stampa veramente libera può denunciare con efficacia un inganno del governo. Tra le responsabilità di una stampa libera sta al primo posto il dovere di impedire che una parte del governo inganni i cittadini e li mandi a morire in terre lontane di febbri straniere, di armi e proiettili stranieri. A mio parere, lungi dal meritare biasimo per i loro coraggiosi servizi, i New York Times, la Washington Post e altri giornali dovrebbero meritare un encomio per aver assolto la nobile funzione che i padri fondatori così chiaramente indicarono, mettendo in luce l'operato del governo che ha portato alla guerra nel Vietnam. I giornali corrisposero pienamente alla fiducia e alle aspettative dei padri fondatori. Credo che sia, come dire, un modo straordinariamente efficace per difendere la libertà di stampa. Secondo caso, molto più recente, il caso Wikileaks, l'avete seguito tutti, no? Sono stati fatti dei paralleli tra i Pentagon Papers e il caso Wikileaks. Con una differenza, negli Stati Uniti c'è stato un dibattito interessantissimo pubblicato nel New York Times, si sono alternate posizioni pro, posizioni contro, hanno fatto bene a diffondere queste notizie, ma si hanno fatto bene qui perché si hanno fatto male qui perché hanno fatto bene con i Pentagon Papers, eccetera. E qui il punto di caduta del ragionamento è stato questo, del dibattito è stato questo. In quel caso era un inganno nei confronti dei cittadini, i Pentagon Papers, e quindi lì c'era un diritto a sapere. Erano morti migliaia di soldati americani e così. Quindi. Nel caso Wikileaks, che cos'è? Sono i rapporti delle ambasciate. E nel mondo diplomatico, come dire, orsoline ce ne sono poche. È chiaro che un diplomatico, anzi dice il linguaggio diplomatico, è un linguaggio velato, molto spesso, come dire, allusivo, non immediatamente diretto. E quindi in quel caso è diverso, perché chi stava dall'altra parte aveva, come dire, gli stessi strumenti di chi parlava, perché sono i dispacci diplomatici. E quindi si dice, in quel caso è stato un danno, poi non so, ci possono essere varie opinioni, naturalmente vi sto riflettendo quello, la sintesi del dibattito negli Stati Uniti, a differenza del Pentagon Papers, dove c'era un diritto del popolo a sapere perché morivano i cittadini americani e si diceva che non era vero, dall'altra parte però c'è la rivelazione di dispacci, informazioni delle ambasciate americane su questioni che riguardano la sicurezza del paese e che si trattasse di menzogna o meno non ha importanza perché si trattava di relazioni di carattere diplomatico laddove, come dire, all'esterno in genere non si dice con chiarezza totalmente quella che è la verità. È un punto di vista però mi è sembrato interessante rivelarlo. Che cosa favorisce la menzogna in politica? E questo è un tema abbastanza, una cosa abbastanza interessante, soprattutto nelle fasi, nei nostri tempi. La prima, ecco, allora vi faccio due casi. Il primo caso è questo: Clinton ha rischiato la presidenza degli Stati Uniti per aver mentito
al paese in ordine al contenuto della sua relazione con una stagista, ricorderete la vicenda, no? Bush ha detto una menzogna che è costata migliaia di morti, milioni e milioni di dollari, ed è stato riletto trionfalmente. Sono due menzogne diverse, ma una menzogna è stata assolutamente accettata, l'altra menzogna ha fatto correre il rischio di perdere la presidenza a Clinton. Quindi ci sono reazioni diverse tra menzogna e menzogna. Ma che cosa caratterizza in particolare questa vicenda? Cosa favorisce la menzogna? La menzogna è favorita dalla indifferenza alla verità. Dalla indifferenza alla verità. Io in questo libro affronto un tema che non è proprio il mio tema, nel senso che affronto un tema filosofico della crisi della postmodernità e del postmoderno. La postmodernità è un'opinione filosofica che nasce con la crisi di alcune grandi categorie, con la crisi della grande fabbrica, con la crisi del processo delle grandi verità, dei grandi partiti di massa. Sapere e verità nel postmoderno diventano oppressivi. Il sapere diventa un sapere frutto del potere, la verità diventa espressione del potere, e quindi effettivamente il postmodernismo nasce come una domanda di istanza di libertà, ma arriva alla frantumazione della realtà, alla indifferenza nei confronti della realtà. C'è tutto quanto un dibattito abbastanza rilevante in corso, anche tra postmodernismo e nuovo realismo. In sostanza però questa corrente filosofica, se possiamo sintetizzare, insomma, anche un po' rozzamente con tutte le sintesi, mi viene in mente, se posso fare una parentesi, quando ero un giovane, quando studiavo all'università, più o meno dell'età di qualcuno di voi, io ho studiato a Bari ed c'era Moro che insegnava diritto penale, e Moro faceva portare una dispensa di cui non si capiva assolutamente niente. Era un suo libro, si chiamava Unità e Proletari Reati, due terzi erano in tedesco, e il terzo che era in italiano si capiva meno del tedesco, insomma. E si tenevano seminari su questo libro, nessuno continuava a capire niente. Io ero uno abbastanza attestato, come è possibile, qualcuno deve capire sta roba, conoscevo il tedesco. E quindi lo studiai attentamente. Un mio amico, che adesso non a caso è amministratore delegato di una grande multinazionale cinese, mi disse: ma scusa, qui c'erano un sacco di iscritti, era l'Università di Bari in giurisprudenza. Dice: ma guarda, scusa, fai una sintesi, poi ci penso io. Dico: no, tu scrivi. E io feci una sintesi di 50 pagine di questo libro con tutti i punti fondamentali. Cioè, insomma, ci comprammo la macchina, tutti e due, tanto per farla breve. Poi mi laureai, Moro mi propose di fare l'assistente lì della sua cattedra, e dopo qualche tempo mi fece chiamare dal bidello. Io andai e lui mi disse: dottore, lei sa che io non prendo diritti dai miei libri. Cominciai a capire dove si andava a parare. Cioè, però il mio editore si lamenta perché da un paio d'anni Unità e Pluralità dei Reati non è più venduta. E io naturalmente dissi: professore, non so se si tratta di questo, ma volevo dirle che appunto mi sono sforzato di fare, di sintetizzare, di semplificare il libro, che è un po' complesso. Poi molta parte in tedesco, non tutti, nessuno in realtà, ma non tutti conoscono il tedesco, quindi no, dice: capisco la semplificazione, però mi permetta di dire una cosa. Dico: prego. Distingua sempre tra banalizzare e semplificare, sono due concetti molto diversi. Vi saluto e capì qual era la lezione, insomma. Allora, c'è il problema della ecco, allora, banalizzando un po', nel postmoderno quello che conta non sono i fatti, ma è la interpretazione dei fatti. Non esistono fatti, esistono solo interpretazioni. E naturalmente il relativismo domina, no? E la mancanza di verità domina, e tendenzialmente tutto uguale ad altro, conta ciò che si presenta meglio, ciò che si presenta più sfolgorante, in modo più significativo, e così via. Se guardate anche ad alcune, non so se avete presente Sozzas, le cose di Sozzas, gli oggetti di Sozzas, sono il tipico esempio della destrutturazione, no? Della forma. La forma non è più funzionale, la forma è bella, è appunto a se stessa, fine a se stessa, punto e basta. Ecco. Quella roba lì. Ecco, il prevalere del postmoderno ha certamente dato un colpo a fondo al primato della verità. Il secondo dato è l'importanza dell'immagine. L'immagine ha preso un peso straordinario nella nostra vita.
Chi di noi capita di fare delle cose qualche volta in televisione, trova qualcuno che dice: ti ho visto ieri in televisione. Dice: ma cosa diciamo? Non mi ricordo, però avevi una bella cravatta. O però avevi la camicia col colletto. Perché? Perché l'immagine colpisce straordinariamente. Naturalmente, se è l'immagine che colpisce, il problema qual è? Il problema è per te, devi colpire, devi spaventare, devi suscitare l'attenzione. Vero, falso, non lo so, però devi colpire l'attenzione, perché altrimenti se vi capita di andare in un supermercato americano, voi trovate molto spesso, nei supermercati un po' di provincia, una frase su un prodotto: as you seen in TV, come lei l'ha visto, come l'avete visto in televisione. E questo è il dato di fondo, no? E guardate che tutti i mezzi di comunicazione all'inizio sono stati sempre un elemento, un fattore della verità. Lo dice il giornale, si diceva, lo dice la radio, lo dice il giornale, l'ho visto in televisione, sono tre elementi all'inizio, poi dopo si abitua, capisce che non è più così, però all'inizio, quando il mezzo di comunicazione appare come un vettore di verità, no? E si presenta come tale. E allora, naturalmente, quando c'è l'immagine che prevale sul contenuto, c'è poco da fare. L'immagine non ha niente a che fare con la verità. E quindi è un altro fattore che indebolisce il primato della verità. A questo si aggiunge la questione, la foto, la fotografia. La verità è comunicata tramite foto. Ma la foto non è il fatto, è la interpretazione di un fatto. Dal momento in cui io mi metto in posa il soggetto, lo prendo dall'alto, lo prendo dal basso, dopo ritocco un attimo la fotografia, sono tante interpretazioni della cosa. Voi ricorderete il pellicano coperto di petrolio nella prima guerra del Golfo? Era un falso. Avevano bagnato un pellicano nel petrolio e avevano fatto una foto. C'è una polemica in questi giorni nel mondo arabo in ordine a una foto che era stata scattata di un bambino che si nasconde dietro un muro e che poi è ucciso, un bambino palestinese, è ucciso probabilmente da un attacco israeliano, e poi si è scoperto recentemente che era un falso, era una cosa di un film. E così via. Però la foto è fondamentale, perché la foto trasmette un sentimento, no? Trasmette una... con grandissima forza, ma la foto può essere truccata. E allora, come dire, quello che accade nei nostri tempi è appunto una difficoltà, una maggiore difficoltà di distinguere vero da falso. E in questo quadro la rete ha un posto fondamentale. Perché la rete, cosa vi chiede la rete? Non vi chiede vero e falso, vi chiede mi piace. Non c'è neanche non mi piace. C'è solo il mi piace, no? Allora, quando la notizia è importante, quando ha avuto 1000 mi piace, ma che poi sia vero o falso, non interessa, mi piace. Il povero Antonio Di Pietro si mise del bello e del buono a smentire la sua morte, perché un sito internet sardo aveva trasmesso, lui faceva il parlamentare, aveva trasmesso l'idea che era morto di infarto in Sardegna. Non era vero. E nonostante lui avesse risposto che sono vivo, insomma esisto, la notizia ebbe non so quante migliaia di mi piace, anche dopo la sua smentita, che naturalmente, come dire, comunicava un indirizzo politico più che, come dire, un attestato di veridicità. Ma è abbastanza interessante vedere come queste cose, non solo, ma aggiungete una cosa, se oggi quanti telegiornali sono? Non abbiamo 25-30 al giorno, forse anche di più. Di quelli più seguiti sono 25-30. Soltanto Sky ne fa uno ogni mezz'ora, quindi dividete, eccetera. Bene, una notizia ripetuta una trentina di volte con fotografia è una notizia che diventa emblematica. Se la notizia è che un rumeno ha violentato una ragazza italiana, alla fine della serata l'immagine è che i rumeni violentano le ragazze italiane, i rumeni. Poi sarà vero, sarà falso, quello si scopre che è diabete grasso e non è, ma comunque quella roba è passata. Allora, è una macchina infernale, capite, da questo punto di vista. A questo aggiungete il meccanismo del marketing virale, che è proprio dei mezzi internet. Il marketing virale è un tipo di marketing per il quale un prodotto, una cosa, viene comunicato in modo rapidissimo e si moltiplica sulla rete. Credo che qualcuno di voi che sia abbonato, che legge i giornali sull'iPad, a me capita, voi trovate quando a un certo punto ogni tanto appare la reclama di un'automobile, di un liquore, di una cosa qualsiasi, no? Voi lo girate e dopo un po' riappare di nuovo. Questo tipo di meccanismo che si chiama virale, figuratevi come si comporta nei confronti della notizia. La notizia può essere comunicata un numero n indeterminato di persone, un numero indeterminato di volte.
L'importante, se volete colpire, non è che la notizia sia vera, ma che la notizia sia eclatante. Poi magari dopo 4 giorni si scopre che è falsa, ma chi se ne importa? Ormai la notizia è superata. Perché la slavina di notizie che ci circonda fa sì che ogni notizia dell'ora prima è, come dire, schiacciata da quella dell'ora dopo, del giorno prima da quella, e così via, no? E quindi la pausa per capire se quello è vero o falso non ce l'avete. E da questo punto di vista io, come dire, mi soffermo un momento, questo libro sulla categoria del verosimile. Il verosimile è una categoria abbastanza frequente. Cos'è il verosimile? È un fatto, una notizia che corrisponde ai nostri moduli valutativi della realtà. No? Se io penso che una persona sia un politico sia scorretto, la notizia che ha rubato è verosimile perché io ritengo quello scorretto. Se ritengo una persona assolutamente onesta, dico che non è verosimile. Quindi verosimile non ha a che fare con la verità, ha a che fare con la nostra idea, il nostro rapporto con la verità. Accade nel Settecento, ci fu un famoso libro della principessa di Clèves, la quale stabiliva, raccontava che la moglie raccontava al marito che si era innamorata di un altro uomo e fu detto, nella critica, si disse, questo libro è inverosimile perché mai una moglie, una donna sposata, direbbe al marito che è un altro uomo. Cioè i caratteri della verosimiglianza nel Settecento erano questi, perché la notizia non era verosimile, no? Oggi non credo che ci porremo più questo tipo di questione, questo tipo di problema. Guardate che la verosimiglianza attraversa le nostre vite. E la verosimiglianza può essere, è una virtù nell'arte, è una virtù nel cinema, è una virtù molto spesso nella narrazione, nella letteratura. In politica è un'arma micidiale. Perché sostituisce alla verità ciò che noi riteniamo sia quasi vero. E questo naturalmente comporta una fortissima distorsione dei giudizi e delle valutazioni. Perché quando abbiamo un giudizio negativo su una persona, ogni accusa che appiccicano a questa persona è assolutamente verosimile. E da verosimile è vero, vi assicuro che il passaggio intellettuale è veramente rapidissimo. A questo si aggiunga la differenza, si aggiunga la teatralizzazione della notizia. Molto spesso la notizia è sparata con è teatralizzata, cioè con una grande foto, con un grande titolo, una cosa che impressioni, che colpisca. E questo è un altro dato, come dire, qualche volta la menzogna sparata in quel modo diventa verità, è convincente. E qui c'è una differenza che mi pare che debba essere fatta tra la realtà virtuale e la drammatizzazione, che la realtà virtuale è quella che scorre sulla rete e da parallela al reale. E guardate, sempre più frequentemente la realtà virtuale potrà prendere il posto della realtà reale nella nostra concezione, quella che ci viene comunicata. La teatralizzazione è una cosa diversa, è l'esagerazione di un particolare della realtà che viene come dire, illumina tutta la realtà, anche se è secondario. I meno giovani tra voi ricorderanno l'interrogatorio di Forlani a Catanzaro, con la Bava, il filo di Bava che scorreva dalla cosa. Beh, quella roba lì, guardate che l'abbia condannato, poteva aver detto la verità sacrosanta, ma quella foto lo uccideva. Era la drammatizzazione, bisognava comunicare una condizione di difficoltà di un'autorità politica rilevante nel paese all'epoca, e quindi si pubblica e si fa girare quella foto, che certamente era una foto, come dire, che trasmetteva, ma drammatizzava fortemente un aspetto prescindendo da quello che aveva detto. A quel punto poteva aver detto qualunque cosa, ma quella foto lo inchiodava. È la teatralizzazione, appunto. Come si combatte la menzogna? Qui vorrei fare un attimo un esempio. Se uno di noi va dal verduriere e compra le ciliegie, e il verduriere assicura, guarda, queste ciliegie sono eccellenti, e poi le trova cattive, cosa fa? Forse cambia verduriere.
Ma se un politico vi dice una menzogna, molto spesso quel politico continua a essere votato. Voglio dire che noi siamo più esigenti nei confronti dei nostri fornitori di quanto non lo siamo nei confronti dei nostri politici. Fateci una riflessione e vedete che purtroppo è così. Grandi mentitori hanno avuto milioni e milioni di voti, ma mica solo in Italia, anche altrove. Perché la menzogna, la verità, la onestà è considerato un fattore non particolarmente rilevante nella credibilità di un politico. Anzi, c'è un punto di fondo che è questo, che la tolleranza nei confronti della menzogna del politico si accompagna molto spesso a una domanda di tolleranza del politico nei confronti della nostra menzogna. Se io, per esempio, sono un evasore fiscale, non è che esigerò la verità dal politico, esigerò che lui magari dica qualche bugia, però poi copra anche le mie. Cioè c'è un po' di convenienza in questo meccanismo, come dire. Allora, qual è il dato di fondo? Il dato di fondo è che non bisogna tollerare la menzogna. Io sono rimasto molto colpito da quello che è successo in Germania nell'arco di un anno e mezzo. Hanno perso un Presidente della Repubblica e due ministri che avevano mentito. Senza processo, non c'era un processo, Il Presidente della Repubblica Federale Tedesca aveva avuto un mutuo da una banca a condizioni più favorevoli rispetto alle condizioni che erano fatte a persone che si trovavano nella sua condizione dalla stessa banca, chiaro? Ha dovuto dimettersi, perché aveva mentito e ha detto non è vero che erano più favorevoli. In Germania due ministri, ministro dell'istruzione e ministro della difesa, si sono dovuti dimettere perché avevano falsificato la tesi di laurea, avevano copiato la tesi di laurea. Si sono dovuti dimettere. E allora, qui c'è il problema di un paese che funziona e un paese che non funziona. La intolleranza, se la menzogna è tollerata, vi assicuro che la menzogna politica si propaga con grande rapidità, perché non paghi. Scusa, io vado incontro ai desideri del paese o dei cittadini, li faccio contenti, mi votano pure e per quale motivo devo dire la verità? E ci vuole proprio uno spirito sovrumano, bisogna essere degli eroi in queste condizioni di fronte a un cittadino che non distingue tra il mentitore e l'onesto. Insomma, poi magari uno la verità le dice lo stesso, però comunque non dice la menzogna. Però voi capite che la tentazione è grave. Quindi un primo dato è questo, che nei cittadini la prima arma per sconfiggere il politico mentitore. La tolleranza della menzogna è la tomba della verità. E quindi il primo dato è quello. Poi naturalmente ci vuole un'informazione libera, una magistratura indipendente, un'opposizione credibile, tutto questo sono componenti, tutto questo. Anche la credibilità dell'opposizione è fondamentale, o di chi si oppone in quel momento a quell'uomo politico che dice il falso, perché se tu non sei credibile, se in quel momento hai detto la verità, non sei credibile lo stesso, perché il meccanismo dell'amico nemico scatta automaticamente in questi casi. Ecco, quindi questo è un po' il panorama che io ho trattato in questo libretto. Credo che sia importante non partire da due cose. Primo, un paese che tollera la menzogna è un paese che difficilmente può costruire con serietà il suo futuro, perché sulla menzogna non si costruisce niente. E quindi il problema di dire la verità, dirla con correttezza, senza arroganza ma con fermezza, forse non fa pagare nei tempi brevi, ma vi assicuro che paga nei tempi medi e nei tempi lunghi. E non è vero che nei tempi lunghi saremo tutti morti, questo è vero dal punto di vista biologico, non è vero dal punto di vista democratico, che nei tempi lunghi siamo tutti distrutti se ci fondiamo, se non, non ci allontaniamo, non condanniamo, non stigmatizziamo la menzogna politica. La menzogna politica è uno dei più grandi tradimenti che si possono fare alla democrazia. Io credo che sia utile riflettere attorno a questo tipo di temi, perché mi sono reso conto, anche riflettendo sul linguaggio, c'è una lingua della menzogna, che è una lingua emotiva, una lingua irrazionale, una lingua che mira a colpire lo stomaco più che la testa. E c'è la lingua della verità, che è una lingua molto più pacata, molto più razionale.
Quindi la stessa lingua è un elemento che a volte fa risaltare il dato della menzogna. Naturalmente questo rende difficili le cose, perché una menzogna raccontata bene vale di più di una verità raccontata male. E quindi c'è bisogno anche di una capacità nella politica di raccontare il tipo di cose. E questi sono i fattori sui quali mi sono soffermato in questo piccolo libro. Mi fa piacere averli illustrati qui. Ora, se ci sono delle domande, sono a vostra disposizione. Ringrazio il Presidente Violante e abbiamo un po' di tempo per discutere con lui. Domande o commenti da parte vostra sono naturalmente molto graditi. Prego. Aspetti un attimo che le danno il microfono, glielo porto. Sì, mi ha fatto venire l'Onorevole Violante a mente un articolo di Eugenio Scalfari di una quindicina d'anni fa, uno dei suoi saggi domenicali, e, a proposito della capacità di essere incisivi con la menzogna. Parlava di un personaggio della vita pubblica nazionale dell'epoca e anche attuale, e diceva che le dice proprio bene perché si convince che siano vere. Ecco, questo è un caso che non è stato, mi sembra, menzionato nella sua riflessione. Ci sono casi di questo tipo, perché ha frequentato questo personaggio in occasione di una vicenda di molti anni fa e l'ha studiato e appunto diceva che si convince che siano vere e quindi gli vengono particolarmente bene e particolarmente efficaci. Ma questo vorrebbe dire che la prima menzogna è quella detta peggio, che man mano che si va avanti lo dice meglio sostanzialmente. No, ci sono, no, ci sono nei meccanismi della politica, è molto presente l'autoconvincimento. No? Quindi è vero questo, ma non solo nel personaggio a cui lei accenna, anche perché siccome la menzogna politica va ripetuta, quelle ragioni che ho detto prima, e va sostenuta anche da chi ti sta attorno, tu ti devi convincere che quella è la verità, se non sei convinto tu non convinci neanche gli altri, e quindi questo meccanismo c'è, ma è un meccanismo che è parte integrante della menzogna stessa. Siccome la menzogna politica è diretta a convincere, tu devi essere convincente e quindi devi essere tu il primo a credere alla menzogna. Mentre l'altro tipo di menzogna, che detto non solo una volta sola, non è importante, no? Che se tu sia convinto, puoi anche sapere benissimo che è una menzogna, ma in politica devi essere, ti devi convincere. E quindi l'autoconvincimento è strettamente connesso alla qualità della menzogna. Più la menzogna, come dire, deve raggiungere il suo effetto, e più devi essere tu stesso convinto che quella può essere la verità. Ecco, grazie. Ci sono dei casi nella discussione politica, nella discussione sul diritto, in cui per esempio la sfera della verità viene a incontrare la sfera normativa, per così dire. Per esempio mi vengono in mente due casi diversi. Uno è quello sulla legge sull'olocausto, sulla negazione dell'olocausto e tutto, diciamo, il complesso di norme intorno a quel tema. E l'altro è il caso della diffamazione a mezzo stampa. Recentemente il direttore di un'importante testata è stato al centro di una serie di questioni. Poi il caso non era esattamente diffamazione, però comunque il tema che si è discusso era quello. Ecco, qui è come se il piano della legge venisse in un certo senso in soccorso della verità, perché ci sono alcuni tipi di discussioni in cui evidentemente l'esigenza di non sbagliarsi su certi piani della verità ha bisogno del soccorso proprio della legge, della sfera normativa. Ecco, in che misura bisogna ipotecare in sede legislativa una verità storica? In che misura bisogna ipotecare una verità giornalistica in sede legislativa? Quindi in che misura bisogna punire, per esempio,
Chiedo che ci voglia o non un microfono o una batteria, non si scampa. In che misura bisogna punire, che tipo di punizioni e se bisogna punire effettivamente chi dice il falso o quello che sembra essere falso dalle prove più evidenti sul piano e giornalistico di cronaca e giornalistico storico? Ecco. Beh, le pone una questione di enormi dimensioni, guardi. Allora, l'aspetto più semplice è quello della diffamazione, diciamo così, no? Nel momento in cui io attribuisco a qualcuno una notizia, un fatto, il comportamento e lo attribuisco falsamente, c'è un problema, il rapporto che passa tra libertà di informazione e non la verità, ma tutela della onorabilità delle persone. Ieri è stato condannato il direttore del quotidiano settimanale Panorama ad una pena di non so quanti mesi di reclusione senza condizionale. Mi hanno telefonato alcuni giornalisti di quel giornale chiedendo dichiarazione eccetera, ho chiesto qual era la questione e non c'era la sentenza. Guardate, io commento non i dispositivi, commento le motivazioni, quando c'è la motivazione vediamo perché hanno condannato e così via, ma certamente, come dire, lì non è tanto la tutela della verità ma la tutela dei diritti della persona. È chiaro, quando io offendo qualcuno, attribuisco qualcosa, il problema non è tanto vero o falso, ma il problema è se ho offeso o meno la dignità di quella persona. Tant'è che a volte, se la persona non è un soggetto pubblico, rilevante pubblicamente, anche l'attribuzione di un comportamento realmente tenuto può essere diffamazione. Se io offendo per il modo in cui comunico quella notizia la persona che si parla, non so se è chiaro. Quindi, tant'è che ci sono alcuni casi in cui quando la persona diffamata è un pubblico funzionario, chi fa diritto penale lo sa, c'è l'exceptio veritatis, cioè si può eccepire che è vero che questa notizia è offensiva, ma è vera. Tu sei un pubblico funzionario e tu hai un livello di tutela minore perché i cittadini hanno il diritto di sapere se tu veramente ti comporti bene o male. Comunque quel tipo di cose non attiene alla verità. L'altro dato che lei ha citato e di enorme rilevanza, la ringrazio per aver citato, è la questione della punizione del negazionismo, se non capisco male, no? In alcuni paesi il negazionismo della Shoah è punito come reato, in Germania per esempio, in altri paesi, in Francia e così via. La questione è stata fortemente studiata in Germania soprattutto, ma non so, anche da noi recentemente una costituzionalista italiana, la professoressa Bifulco, ha pubblicato un libretto molto puntuale e serio e scritto con grande competenza su questo tema. La Corte Costituzionale tedesca, chiamata in causa sul rapporto tra libertà di manifestazione del pensiero, no, e negazione della Shoah, ha sostanzialmente detto che la negazione della Shoah è un'offesa non solo ai morti ma anche ai superstiti. E quindi, come tale, un fatto che ha assunto queste dimensioni non può essere, non può passare solo. Lo Stato si deve pronunciare su questo dato. Perché si tratta non solo di una menzogna, ma è una menzogna che offende. No. Naturalmente, poi ci sono, se voi guardate, ci sono molti siti filonazisti, se vi capita di vedere, ci sono contestazioni di questo tipo di tesi. Ma insomma, la tesi di fondo è questa, e molti paesi hanno assunto questa posizione. Un po' più complicata è la vicenda di un altro genocidio, del genocidio armeno, laddove si vede come ci sono due pesi e due misure a seconda del peso dei contendenti. Certamente Israele per un verso e la vicenda del popolo ebraico è una vicenda talmente, come dire, di dimensioni talmente colossali che ha colpito tutti. Gli armeni sono un piccolo popolo, furono sterminati dai turchi d'Ataturk, cioè quelli che poi avrebbero fondato la nuova Turchia, quella laica e così via. Essendo una piccola nazione non sono mai riusciti a ottenere il riconoscimento del loro genocidio. Tanto che c'è una vicenda abbastanza interessante per l'ipocrisia della politica che è accaduta in Francia. Sarkozy, per guadagnare il voto degli armeni, fece approvare una legge dal Parlamento francese che criminalizzava, rendeva reato la negazione del genocidio armeno.
Poi si accorse che i turchi in Francia sono molto di più degli armeni e quindi rischiava di guadagnare i tuoi voti degli armeni, ma ripete quelli dei turchi. E bisogna mettere rimedio a questa sciocchezza che aveva fatto, sciocchezza perché dal tipo di vista della convenienza politica. E quindi in Francia, non so se qualcuno di voi lo sa, un certo numero di parlamentari può eccepire la incostituzionalità di una legge appena approvata. E la Corte Costituzionale, il Consiglio Costituzionale francese si pronuncia subito stabilendo se la legge è costituzionale o meno. Se ritiene che sia incostituzionale, la legge non può essere promulgata. Quando la legge fu approvata, la Turchia disse che se fosse stata promulgata avrebbero interrotto le relazioni finanziarie e commerciali con la Francia, il che un danno non secondario alla Francia. Naturalmente a quel punto immediatamente gli stessi deputati Leonpé, cioè del partito di Sarkozy, impugnarono la legge davanti, che avevano votato davanti alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale dichiarò la legge incostituzionale, la cosa finì così, eccetera. Dopodiché nella campagna elettorale successiva Hollande garantì che sarebbe fatta una legge per punire il genocidio armeno. Nonostante questo ha vinto lo stesso, nonostante che i turchi siano di più, però si è guardato bene da fare questa legge, ma ne ha fatto un'altra che stabilisce che il genocidio armeno va ricordato nei libri di scuola. Infatti i libri francesi rapportano notizia del genocidio armeno. È una vicenda, guardate, non ebbe, come dire, il dato programmato della ferocia nazista, non ebbe quello, ma certamente fu una cosa, anche perché moltissimi furono lasciati morire di fame nel deserto, un attraversamento del deserto. Non so se avete letto La masseria delle allodole, ci sono dei libri che raccontano, in letteratura raccontano questa vicenda tragica che si verificò. Però molto spesso, ecco, a proposito di questo, conta molto il peso e la forza dei singoli soggetti che entrano in campo, per cui anche stermini che hanno un peso rilevante non vengono riconosciuti se il soggetto che bisogna tutelare è troppo debole rispetto agli altri, e questo certamente non è un vantaggio per il diritto. Buonasera, vorrei chiedere la sua opinione su due aspetti. Io sono di formazione scientifica, però ci sono due aspetti non scientifici che a me sembra influenzino le considerazioni che lei ha fatto. L'aspetto etico e l'aspetto, diciamo, di tradizione del diritto, non saprei come meglio dirlo. Io credo che mi sembra particolare tolleranza che abbiamo noi nel nostro paese, in Italia, verso la menzogna, abbia, e dall'altro canto l'intolleranza verso la menzogna che lei ha citato ad esempio in Germania o in paesi di cultura anglosassone, abbia, non sto dicendo niente di originale, ma abbia a che fare qualche cosa con la religione, il tipo di religione, quindi, e che influenza fortemente l'etica media della popolazione. Però io sono completamente ignorante in proposito. L'altro aspetto, e qui dico una cosa verosimile ma non so se sia vera, è che una volta ho sentito l'affermazione che in Giappone, che è un paese di circa 100 milioni di abitanti, c'è un numero di avvocati pari a quelli della provincia di Roma. Ecco, quindi questo ha a che fare con una certa concezione del diritto, utilizzo del diritto, mi sembra. Appunto, non sono un tecnico dell'aspetto. Ecco, lei crede che questi due aspetti abbiano un qualche ruolo importante nella considerazione della menzogna che noi abbiamo e che influenza in maniera, a me sembra, così pesante la nostra vita politica, la nostra democrazia e il nostro futuro, come lei diceva? Ossia, secondo me scrivere cose vere è sempre comunque un fatto positivo, ma scrivere queste cose in Italia non rischia di essere un po' il posto sbagliato dove dire queste cose, o forse proprio per questo è il posto più giusto, non so. Dunque vado con ordine, la questione di carattere religioso, potremmo sostenere in massima questo, che i paesi
a tradizione cattolica sono più inclini, come dire, a tollerare la menzogna. I paesi di tradizione protestante ebraica sono meno inclini, però, perché quel tipo di cultura è più legata al principio di responsabilità. Il principio del cattolicesimo, come sappiamo, è l'amore, nel senso della fraternità, del rapporto con l'altro, della condiscendenza nel confronto dell'altro, anche del pentimento come superamento del peccato, della caduta. Quindi tutto questo, specie un'interpretazione molto volgare, molto banale, ha portato a una tolleranza maggiore nei confronti della menzogna. Aggiungo una cosa, che nel nostro paese la rottura di quella che si chiama costituzione materiale, cioè il fatto che le grandi forze politiche, sociali, produttive del paese abbiano una stessa visione del futuro. E quindi quando il paese si spacca su due visioni completamente diverse, tutto viene fortemente ideologizzato e tutto viene letto nell'ottica ideologica. Noi abbiamo avuto una spaccatura del paese da circa 25 anni, 30 anni a questa parte, molto profonda, che fa sì che in sostanza il principio di appartenenza prevale sul principio di verità. Se la menzogna lo dice il mio vicino di appartenenza, è tollerante perché ha detto perché e così via. Se è tuo avversario, guai, è un disastro. Quindi questo dato, tutto sommato, prescindendo anche dalla questione di carattere religioso, questo dato di frattura politica ha portato a una maggiore tolleranza nei confronti della menzogna dell'amico e una maggiore intolleranza nei confronti della menzogna dell'avversario. Questo è un dato che certamente non favorisce, ma è così. Comunque le culture basate, fondate sul principio di responsabilità sono quelle che sono più attente alla verità e al politico che mente. Poi guardi che nella cultura americana soprattutto c'è una profonda diffidenza nel confronto della politica. C'è tutta una filmografia contro quelli di Washington, no? Perché l'uomo della frontiera si fa giustizia da sé, non c'è un mediatore, un rappresentante e così via. Quindi c'è tutta una cultura grande. Sull'altra questione, quella degli avvocati, non so se devo dire che gli avvocati mentono più degli altri, non ho capito bene se questa è la sua posizione. Posso aggiungere a quello che gli ha detto, che è vero, che in tutto il Giappone ci sono tanti avvocati quanto nella provincia di Roma, che in tutta la Francia ci sono tanti avvocati, meno avvocati che nella provincia di Roma, che Roma è provincia. E il numero di cassazionisti in Francia è pari sostanzialmente a sono 150-200 cassazionisti, avvocati cassazionisti in Francia. Da noi sono alcune migliaia. Uno studio della Banca d'Italia, ma non vorrei qui offendere nessuno degli avvocati presenti, ammesso che ce ne siano, ha stabilito che la città o il foro in cui c'è maggiore litigiosità, maggiore lunghezza dei processi e maggiori conflitti giudiziari, il foro di Catania, che è la città dove c'è maggior numero di avvocati per abitanti di tutta Italia. Non so se ci sia un rapporto, come dire, le cose, ma la Banca d'Italia tendeva a sottolineare questa specificità. Però, andando all'aspetto serio della questione che lei giustamente ha posto, io credo che un paese che non ha agenzie di risoluzione dei conflitti e di, come dire, di costituzione di ordine nella società, ha nel conflitto che poi finisce con l'essere giudiziario l'unica valvola di costituzione di un ordine e di una verità. Venute meno le agenzie anche educative e pedagogiche nel nostro paese, le grandi agenzie educative, i partiti politici, anche la Chiesa per alcuni versi e così via, non c'è una prevenzione del conflitto. Mi sono spiegato, il conflitto esplode. Aggiungo che, specie nei tempi più recenti, la crisi economica ha certamente accentuato aspetti conflittuali nella società italiana, e quindi tutto questo messo insieme credo che spieghi per quale motivo c'è una maggiore partigianeria, una maggiore conflittualità nel nostro paese rispetto ad altri paesi. Io sono stato preceduto dal signore sulla domanda dell'etica, menzogna ed etica, che in Italia è un pochino controversa. Allora volevo fare una domanda precisa. In Germania un presidente della Repubblica e due ministri si sono dimessi per avere detto delle bugie. Lei, che è una personalità da tutti riconosciuta, conosce in Italia un esempio di personalità politica che si sia dimesso dopo aver detto una piccola bugia? Devo fare mente locale.
No, non mi sovviene, non devo fare. Grazie. La mia domanda è un po' più specifica. Per quanto riguarda quello che lei ha detto sulla distorsione e sul rapporto di fiducia tra i politici e i cittadini, mi viene in mente il suo discorso alla Camera del febbraio del 2002, che è stato oggetto di una campagna virale, possiamo dire. Ecco, c'è stata distorsione anche in quel caso delle parole, o è stata una sua palese manifestazione della verità e quindi del rapporto di fiducia che ci deve essere sempre tra il politico e i cittadini? La ringrazio molto. Devo dire che adesso finalmente gira su Google il discorso integrale e quindi si capisce quello che ho detto, perché è chiaro che ciascuno di noi credo che possa essere impiccato una sua frase fuori del contesto. Lo dico per chi non ha seguito. Nel dibattito che avemmo in Parlamento nel 2002, ero presidente del gruppo del mio partito alla Camera sul conflitto di interessi. Prima di me aveva parlato l'esponente di Alleanza Nazionale, che ci aveva accusato di stravolgere le regole pur di aggredire il nostro avversario politico. In quel momento era l'onorevole Berlusconi. Io, all'interno di un ragionamento che lei, se vuole, può provare a vedere, dissi che non era vero per questo motivo e citai alcuni casi. Nel 94, di sinora nel 94, fu assicurato, 94 del governo Dini, quando andò in minoranza Berlusconi, ricordate, il primo governo Berlusconi andò in minoranza, e venne il governo Dini, essendo un governo tecnico, noi dicemmo che non sarebbe fatto nulla sul settore radiotelevisivo, perché un governo tecnico non poteva affrontare una questione politica di questo rilievo. Se avessimo voluto forzare le regole, avremmo potuto farlo perché avevamo la maggioranza per farlo. In materia di conflitto di interessi, dissi anche che non abbiamo fatto legge sul conflitto di interessi. I parlamentari sapevano a cosa si riferiva, perché io ero presidente della Camera dal 96 al 2001, nel 97-98 la Camera approvò una legge sul conflitto di interessi e andò al Senato. Il Senato la restituì fine gennaio 2001. Le Camere sarebbero sciolte a fine febbraio. Se avessi, come Presidente della Camera, voluto forzare le regole, potevo portarla 10 giorni dopo in aula e farla votare. Avrei però forzato le regole, perché le regole richiedono che sia almeno 3 settimane in commissione come minimo, e che poi dopo l'aula ha bisogno di un dibattito in un certo periodo. Quindi il rispetto delle regole fece sì che non si fece la legge. Quindi rispondevo a questa critica. Naturalmente, tirando fuori questo, è venuto fuori che Violanti ha assicurato alle televisioni a Berlusconi, non so cos'altro, no? Quindi non c'era un problema, come dire, di verità o menzogna in questo caso. Spiegavo che non era vera l'accusa in base alla quale volevamo forzare le regole per penalizzare l'avversario politico. Però se lei si ha tempo, voglia, insomma, se lo guarda tutto lo trova. Naturalmente, scusi, mi premetto, proprio del virale, lei ha accennato alla cosa virale. Naturalmente io ho scritto, che so, il Movimento 5 Stelle mi accusa molto spesso, ho mandato la documentazione di questo, che non è stata data nessuna traccia, non c'è nessuna traccia di questo, ma questo fa parte della polemica politica, naturalmente. Prego. Salve. In realtà quello che volevo dire si ricollega proprio alla sua ultima affermazione. Lei mi è sembrato abbastanza scettico sulle potenzialità del web come motore della diffusione della verità. Quindi, da una parte, come controllo eventualmente di affermazioni comparse su giornali o di politici, e dall'altra come diffusione di informazioni su cose, quindi su verità che avvengono in altri paesi e che non ci vengono trasmesse proprio per questioni di regimi o di guerre o di altro genere. Quindi mi chiedevo se, nella sua opinione, oltre al web come mezzo di diffusione di pseudo verità, potrebbe, magari non adesso ma in futuro, espandersi un ruolo di diffusione di verità e di controllo sulle affermazioni. No, la ringrazio, scusi, evidentemente sono stato poco chiaro e la ringrazio per la sua domanda. No, io intendo dire questo, ci mancherebbe altro. Credo che tutti quanti siamo utenti del web, è guaiato carcere e così via. Dobbiamo maturare un criterio per distinguere verità e menzogna, questo intendo dire. Quello che è sbagliato, qui ormai credo che nessuno di noi prende per oro colato quello che c'è sui giornali.
nessuno prende per oro colato quello che ci trasmettono i mezzi di comunicazione, nessuno deve prendere per oro colato quello che c'è sul web. Però, come accade per tutti quanti i mezzi di comunicazione all'inizio, sono di per sé considerati un portatore di verità. Noi abbiamo bisogno in qualche modo di maturare, come l'abbiamo maturato nei confronti di altri mezzi di comunicazione, un'attenzione critica e trovare gli strumenti per distinguere il vero dal falso e per selezionare fortemente. D'altra parte, lei sa benissimo che io non ho un blog, ma se l'avessi potrei selezionare le risposte che mi arrivano. O come li sai, potrei prendere contatto con una società che fa questo e dire mandatemi 10.000 mi piace su questa roba qui, e loro lo fanno. Tutto questo, come dire, altera profondamente. Quanti follower ho io? Non lo so, io non ho nessun follower perché non ho queste robe. Perché però se mi metto in contatto con una società che sta a Singapore, mi vengono dietro 1 milione di follower, pagando il giusto naturalmente, no? E tutto questo altera profondamente. Infatti, se voi guardate i giornali, vedete quanti seguaci a Pinco Pallino, ne ha tanti, Tizio quanti ha, Caio così, e su quello si stabilisce una graduatoria che comunica una graduatoria di peso, di prestigio, di credibilità della persona. Nessuno l'ha fatto, ma chi volesse può farlo comprando questi dati e facendosi scaricare sul proprio blog. Allora, questi sono gli elementi con i quali abbiamo a che fare e dobbiamo naturalmente maturare un pensiero critico adeguato per selezionare queste cose. Per esempio, c'è una polemica in corso nei confronti del blog di Grillo in ordine al filtro che viene attuato. Perfettamente giustificabile, perché il blog è mio, io sul mio blog non metto gli insulti. Benissimo. L'importante è che si sappia, che qualcuno comunichi, che lì non ci sono le critiche pesanti, o le critiche volgari, le critiche ingiuriose, o le critiche che non condivido, che considero ingiuste. Cioè, l'importante è dirlo, e quindi si possa assumere con un minimo di pensiero critico quello che c'è di fronte. Quindi questa è la mia guaia, non penso assolutamente una censura sul blog, ci mancherebbe altro. Poi queste cose col tempo secondo me migliorano, nel senso che col tempo poi ci sarà una selezione tra le cose buone e le cose cattive, le cose false e le cose vere. Io volevo fare due domande un po' più specifiche, una se posso anche un po' forse critica nei suoi confronti. In questi giorni sta venendo fuori un tema molto attuale, che è quello della trattativa tra lo Stato e la mafia, e secondo nel 2009, quando Massimo Ciancimino parla ai magistrati, dice che appunto suo padre Vito Ciancimino aveva chiesto a Mori, al generale Mori, di parlare con lei, e lei risponde naturalmente che l'avrebbe incontrato solo in una seduta ufficiale della commissione antimafia. Ma la mia domanda è e lei lo dice ai magistrati solo nel 2009, perché non queste sue affermazioni davanti ai magistrati non le ha prese prima? Le faccio questa domanda, cui lei mi risponderà sicuramente, perché in questo periodo noi ci accorgiamo che molti suoi colleghi, ne abbiamo un po' abbastanza dei non ricordo di molti suoi colleghi, e quindi siamo un po' sul chi va là, sempre sulle persone che riguardano un po' questa situazione. Mentre l'altra domanda è sempre specifica, riguardante un po' questo periodo, e sempre io credo che per, diciamo, una qualità di una persona politica e di un personaggio pubblico debba essere la credibilità. E abbiamo visto negli ultimi 2 mesi il Partito Democratico non ascoltare, non avvicinarsi ai propri elettori, quando aveva giocato la sua campagna elettorale sull'affermazione che non avrebbe mai governato con Berlusconi, mentre dopo l'elezione l'abbiamo visto subito al governo di Berlusconi. Ecco, non crede che proprio queste menzogne anche durante la campagna elettorale possano ledere la credibilità di un personaggio pubblico? Grazie per entrambe le domande. Allora, passo alla prima. Dunque, lei non ricorda perfettamente, se mi permette. La cosa è così. Nel 2009 lessi su Corriere della Sera che Ciancimino padre, avendo chiesto al generale Mori di contattarmi, o qualcun altro, non era, cioè, era un'altra persona, era il cosiddetto personaggio che non sa bene come si chiama, quello dei servizi, non era Mori,
di contattare me, quello aveva detto: guardi, con Violante c'è niente da fare. Avendo letto questa notizia sul giornale del 2009, mi sono ricordato della richiesta che aveva fatto Mori di sentire, che io sentissi Gian Cimino. Tengo presente, quando mi fa questa richiesta non si parla di trattativo, non c'è nessun discorso, e la risposta che ho detto io spontaneamente, telefonai ai giudici: guardate che ho letto sul giornale, sul Corriere della Sera, questa notizia, può darsi che Mori fece il tentativo di farmi parlare con Gian Cimino, può darsi che si tratti di questa qua, se vi interessa vengo a dirvela. Non so se mi spiego. Quindi io, quando non ho mai potuto connettere o essere in grado di connettere la richiesta di Mori di ascoltare Gian Cimino con la questione della trattativa che è venuta fuori soltanto appunto nel 2009, come dice lei, e io mi sono spontaneamente, tengo presente che se io non mi fossi mosso nessuno avrebbe saputo, è chiaro, da nessuno, perché Mori, interrogato più volte, non aveva mai parlato di questo, era processato lì, sono stato io a fornire. È abbastanza singolare questo, che io questa spiegazione ho dato un sacco di volte, ma il sistema virale fa sì che passa l'altra notizia. Perché Violante, allora mettono con Violante, con tutti quelli che hanno avuto altro ruolo, che hanno parlato e così via, no? Essendo stato quello che, avendo appena visto la notizia, è andata. No, no, la ringrazio molto, no, lo so bene, ma altri sì, come sa. E quindi ecco, la cosa è andata in questi termini. Mori venne a dirmi che Gian Cimino voleva parlarmi riservatamente, io dissi: non faccio colloqui riservati, se vuole chiedere di essere ascoltato. Cioè, poi mi portò un libro di Gian Cimino chiedendo che lo leggessi. Io lo lessi e dissi: cosa ne pensa? E dissi: un cumulo di sciocchezze, non mi interessa. Vuole si dice, no, scriva, se vuole scrivere. Lui scrisse. Dopodiché decidemmo di sentirlo, ma poco dopo fu arrestato e i giudici di Palermo ci dissero che dovevamo prima sentirlo loro e poi l'avremmo sentito noi, cosa abbastanza giusta. Loro lo sentirono per tutto l'anno, poi si sciolsero le camere e non lo sentimmo più. Questo poi, perché l'altro mistero, perché la commissione antimafia non ha mai sentito Gian Cimino. La ragione, ma guarda, tutte queste cose le trova, ci sono. Ma è passata la notizia eclatante, naturalmente. E questo è un meccanismo. La seconda cosa... Dunque, innanzitutto, il segretario del partito che ha condotto la campagna elettorale all'insegna nessun governo con Berlusconi si è dovuto rimettere. Seconda cosa, il problema di fronte a quale, però sono breve, poi se vuole ne parliamo dopo da sole, perché altrimenti questo è un posto in cui, come dire, poi andiamo in un circolo di partito, se vuole ne parliamo. La questione è qual è? Ci sono tre soggetti, A, B e C. A non vuole fare governo con nessuno, B vuole farlo con A, e A vuole farlo con, cioè, e C vuole farlo con A, è chiaro? Quindi A non vuole farlo con nessuno, B lo vuole fare con C, e C vuole farlo con A. Questa è la situazione nella quale ci troviamo. Allora, a questo punto, o si andava a votare subito di nuovo, o si faceva quello che si è fatto. Si è ritenuto che di fare un governo, perché andare di nuovo a votare di lì a due mesi e quindi avere altri quattro mesi sostanzialmente di paralisi era troppo per le condizioni del paese, questa è la condizione. E comunque la personalità che aveva fatto quel tipo di affermazione è fatta in un contesto diverso e comunque si è messo da parte, è chiaro, questo è il meccanismo. Poi si può essere più o meno d'accordo e così via. L'alternativa era andare a votare, cioè non c'era un'alternativa, non è che c'era una scelta da fare se fare un governo con Selle 5 Stelle o fare un governo con Berlusconi, perché Selle ci stava ma non aveva i numeri, 5 Stelle aveva i numeri ma non ci stava, e a quel punto era abbastanza complicata la cosa, anche perché alla Camera c'era la maggioranza ma al Senato no, come vi ricorderà il Presidente della Repubblica non ha permesso che Bersani si presentasse alla Camera come governo di minoranza, chiedendo poi di vedere se c'erano i voti. Questo avrebbe consentito di superare la sua obiezione. Questa cosa non è stata possibile, che il Presidente della Repubblica ha chiesto che il Presidente del Consiglio avesse una maggioranza precostituita. E la maggioranza precostituita non c'era, c'era poco da fare. Per cui Bersani ha dovuto ritirarsi e l'incarico è stato affidato a un altro con l'incarico di fare il governo. Questo è il contesto nel quale, poi ci può piacere o meno, su questo probabilmente saremo più d'accordo che in disaccordo, però questo è... No, ma non è un dibattito. No, se la domanda è: allora si è mentito? Risposta: c'erano alternative? Si può dire: era preferibile andare a votare, questa è l'alternativa giusta, più pur di
come dire, non tradire una promessa fatta in campagna elettorale, bisognava andare a votare, sciogliere le Camere e votare. Questa è un'alternativa possibile. L'alternativa tra fare un governo come quello che si è fatto e andare a votare, si è scelta la prima alternativa rispetto alla seconda. Poi, in un'altra sede, se vuole, quando usciamo, ne parliamo un attimo in piazza, così possiamo farlo. Minacciose, naturalmente. No, ma perché? Anche perché me la caverei malissimo, quindi. Volevo chiedere in maniera semplice. Non la vedo, ecco. Volevo chiederle effettivamente quanto è importante, secondo lei, in una discussione da bar, logicamente, non alla normale, quanto è importante questa discussione sulla menzogna e sulla verità, se tiene presente il forte condizionamento che viene dato dalla televisione, dai giornali. In effetti c'è qualcuno che pensa che i votanti siano un po' delle masse di pecore, non volontariamente, ma perché esiste tutto un discorso dei messaggi subliminari che vengono mandati, dai forti condizionamenti che vengono dati dalla televisione. D'altra parte, se Berlusconi possiede tutte le televisioni e tutti i giornali, ci sarà, o quasi, ci sarà evidentemente una ragione molto forte, e se mantiene il potere da tanti anni evidentemente c'è un rapporto molto forte. Quindi effettivamente questo discorso sulla menzogna, che poi è molto relativo, dipende dai gruppi di potere che le maneggiano, quindi, oppure dipende semplicemente dalle persone, perché ognuno di noi non ha né menzogna né verità né morale. Dipende dal nostro cervello, questo è un discorso in neurofisiologia. Quindi, effettivamente, secondo lei, detto in maniera semplice, quanto pecore siamo? Ma io credo che dipende da come si guarda. Tutti quanti gli strumenti possono essere portatori di comunicazione, portatori di verità o di menzogne. Sta a noi avere gli strumenti per distinguere una cosa dall'altra. Sono messaggi subliminali. Sono E io, come dire, non voglio entrare in un campo che non conosco, francamente, ma il messaggio subliminale in genere non è politico, è commerciale. Signora, per favore. Quella marca di sigaretta, quel tipo di whisky e così via. E, però volevo dire una cosa, gli studiosi di questo tipo di questioni hanno identificato, non nelle trasmissioni politiche complessivamente, di tutti, pubblico, privato, eccetera, ma nelle trasmissioni di intrattenimento, la chiave, come dire, un certo degrado del costume del nostro paese. Il veicolo più potente non sono stati i talk show, sono state le trasmissioni di altro tipo, quelle che hanno trasmesso dei tempi, un certo tipo di valori o disvalori nella comunità. Mi è capitato, se mi permettete, qualche tempo fa ero a cena da amici in montagna, lei medico, lui ingegnere, una figlia, una bella ragazza molto giovane, come fanno gli anziani un po' scemi, una specie io e mia moglie, eccetera. Uno di noi chiede: ma Margherita, cosa vuoi fare da grande? Dice: io, sì, la cubista. Dice: come la cubista? Allora, i genitori fanno un salto così, cioè, ma lo fanno tutti, perché non posso farlo io? Stai a spiegare. Voglio dire, c'è un meccanismo, come dire, di induzione, di comportamenti e così via, eccetera. Beh, c'è quella trasmissione in cui c'è uno che si chiama tronista, cioè mi pare che si chiami così, cioè c'è uno che sta, un uomo che sta, un ragazzo che sta su una roba, e gli altri ragazzi devono fare la corte, e poi non so che succede dopo. Ma insomma è una roba abbastanza discutibile come tipo di messaggi che passano, perché magari uno ha veduto, si fa una risata, spegne o cambio, magari si diverte pure. Ma mettetelo davanti a ragazzini o ragazzine non avvedute. Poi non è che voglio fare una censura, voglio dire, poi stiamo attenti a considerare come vettori di un certo tipo di comportamenti, come dire, non compatibili con valori civili, le trasmissioni come talk show politici molto spesso trasmettono molto di più quelle altre trasmissioni. Lei ha detto molte cose sulla verità, l'uso e l'abuso della verità, eccetera. E forse però io credo che ci sia anche una zona grigia che va un pochino al di fuori dalle distinzioni così nette che lei ci ha fatto.
Insomma, è una domanda, cos'è la verità? Credo che sia stata fatta poco meno di 2000 anni fa e forse una risposta così netta non l'ha ancora avuta, perché spesso ci sono delle verità fattuali incontrovertibili, poi c'è anche una percezione della verità, specialmente quando la verità è composta dall'interpretare diversi fenomeni insieme, anche diciamo rilevamenti scientifici sono stati molto spesso interpretati in maniera erronea. Ecco, questo anche senza, c'è tutto sommato, anche per tornare a quello che era stato accennato prima, anche un autoconvincimento, ora forse andrebbe considerato quello non peloso, come forse era quello del quale si parlava prima, però indubbiamente c'è una zona grigia, specialmente nei fatti che riguardano le scienze sociali, la politica, eccetera. Lei ha citato, per esempio, come un esempio, la donazione di Costantino. Tutta la storia medievale è piena di rifacimenti di verità che erano considerate verità semplicemente perché rientravano nello schema ideologico-mentale che era stato costruito. Ecco, questo credo che venivano da uno schema di credenze. Anche la verità legale, diciamo giuridica, no? Lei ha citato il caso per esempio della Shoah e dello sterminio degli armeni, anche la verità giuridica spesso è una verità utilitaria perché l'interpretazione che ne viene data è diversa. Ecco, tornando a un criterio più generale, io credo che, è vero che noi forse siamo tutti imbevuti di una educazione cattolico controriformata con l'uso della penitenza e tutto quello che si vuole, che lava e quindi permette di tornare a peccare e in qualche modo di fregarsene delle leggi. Detto questo però, ecco, credo che anche una rigidità ed uno schematismo ideologico sia molto pericoloso proprio per cercare di accertare queste verità un po' sfuggenti, che sono soprattutto nel dominio della storia e delle scienze umane. Mi farebbe piacere avere una sua opinione. Grazie. Grazie a voi. Se non capisco male l'ultimo intervento. Allora, no, la ringrazio di aver posto le questioni. Allora, innanzitutto, io non sono cattolico, sono credente ma non sono cattolico. Il cattolicesimo ha il ravvedimento come punto di fondo, non la confessione. C'è la confessione ma poi c'è il ravvedimento. Perché e quello è il punto chiave. Lo so, il problema è che tu, come dire, superi il male, perché io ho fiducia nell'uomo, e la dottrina cattolica, ho fiducia nell'uomo, hai sbagliato, puoi cambiare, ma devi ravvederti. Solo che questa seconda parte, come dire, è andata un po' in disuso nella cultura, come dire, media, è passata piuttosto da prima che la seconda. Però io sono del tutto d'accordo con lei, come le verità assolute, con un po' di prudenza nei confronti delle verità assolute. Quindi, però lo sforzo di dire quello che uno ritiene che, o meglio di non dire la menzogna, ecco, rovesciamo l'altra parte, perché quello che è vero è complicato ma quello che è falso si sa, e allora ecco il problema è la menzogna come quadro. Non avrei mai scritto un libretto sulla verità. Si può scrivere un libro sulla menzogna, un libro sulla verità credo che sia una cosa molto diversa, molto difficile, molto più profonda di quanto non possa essere questa. Però detto questo, volevo affrontare due questioni che lei poneva. Una è la questione della dissimulazione. Di cui nel Settecento nasce la categoria della dissimulazione, anzi prima, nel Cinquecento. Perché quando cominciano i grandi assolutismi, c'è il problema di compiacere il principe, perché il principe non ha via di mezzo, o sei con me o sei contro. E la dissimulazione, per il Torquato Accetto, la dissimulazione onesta e così via, è quella forma di camuffamento della verità per renderla, come dire, più compatibile con la volontà del principe. Tanto che allora un gesuita di grande livello scrisse un'espressione che trovo straordinaria, cum vulpibus vulpinandum est. Va bene, con le volpi bisogna comportarsi da volpi,
e quindi come la verità sì, però stiamo attenti che poi c'è anche il vulpinandum è straordinario. La dissimulazione è uno degli atteggiamenti, come dire, di semi-verità. In genere la dissimulazione è molto frequente nei popoli che hanno subito molte invasioni, hanno avuto molti padroni. In Farsi, che è la lingua dell'Iran, c'è una parola bellissima, takhia. La takhia è la dissimulazione, nel senso che a me è capitato, senza questo suono, di conoscere discretamente bene i paesi nordafricani del Medio Oriente, e come anche la Sicilia in particolare, io ho visto una certa unitarietà di atteggiamenti in questo senso. Quando qualcuno ti chiede di parlare e ti incontra, la ragione per cui è venuta è l'ultima che dice, non è la prima. Alla fine sulla porta, tra l'altro volevo dirti che la cosa importante è quella lì. Ma questo per un fatto, innanzitutto c'è un elemento di cortesia, perché all'inizio si parla del tempo, delle cose, di cose leggere, e la cosa importante si dice alla fine, non ti aggredisco subito. Dall'altra parte c'è vedere qual è l'atteggiamento dell'interlocutore nei tuoi confronti. La takhia è proprio questo atteggiamento per il quale tu, alla fine, siccome l'Iran è sciita e gli sciiti sono stati sempre perseguitati dai sunniti, e quindi hanno maturato un atteggiamento molto prudente, e l'ho constatato nei paesi che hanno avuto molte dominazioni. La prudenza nei confronti dell'interlocutore non ci si scopre. Ultima questione, lei ha accennato, sia pure en passant, alla questione del processo e della verità. Non so se qui c'è qualcuno che studia giurisprudenza, ma questo è un punto delicatissimo, perché, esprimo un'opinione, il processo non serve alla verità, serve alla responsabilità. E la differenza è profonda, perché se devi cercare la verità non ci sono limiti ai mezzi. Se devi cercare la responsabilità, devi accettarla secondo le procedure che lo Stato fissa per accettare responsabilità. Il problema dell'accertamento della verità è un problema autoritario. Il processo che cerca la verità è il processo degli Stati autoritari. Negli Stati democratici il processo serve per la responsabilità. Il che vuol dire che anche se trovi il cadavere, ma non so, per la prova è scaduta o non può, è così, perché serve per la responsabilità. E tutto, guardi che tutta la civiltà giuridica penale si è evoluta dalla verità alla responsabilità. I processi di Stato autoritario sono tutti, il processo inquisitorio cos'era? Il processo della verità, dovevi sapere la verità. Anzi, la verità la sapevi tu, quello lì che stai stato non la sapeva, dovevi tirarla fuori attraverso la violenza. E allora qui bisogna stare molto attenti, come dire, quando si dice l'accertamento della verità o il processo è vero o non è vero, non sappiamo se è vero o non è. La verità aspetta gli storici, aspetta così. Lì c'è la responsabilità. Naturalmente ci può essere anche la verità, ci mancherebbe altro, ma lo scopo del processo è accertare la responsabilità. E guardate, ripeto, i processi che invece sono orientati nelle loro regole alla verità a tutti i costi, in genere sono processi o da Stato autoritario che portano dentro di sé le tracce profonde di un autoritarismo che è molto pericoloso. Ecco, quindi questo voglio dire, proprio per rispondere, la verità con la V maiuscola appartiene a un altro campo di riflessioni. Quello che certamente noi sappiamo è quello che è la menzogna. Togliamo di mezzo la menzogna e quello che è fuori della menzogna è abbastanza vicino alla verità, ecco, accontentiamoci di questo, perché per il resto poi sarebbe troppo, entreremo su campi che appartengono all'etica, alla religione, alla morale e non alle questioni di cui abbiamo parlato stasera. Vi ringrazio molto per la vostra attenzione. Io ringrazio il Presidente Violante a nome di tutti quanti voi, mi scuso con le persone a cui ho impedito interlocuzione, ma do loro una prova d'appello, perché qui davanti nella sala del Gran Priore vi offriamo un piccolo rinfresco, siete tutti invitati, avrete modo anche di interagire con il Presidente. Approfitto ancora di un minuto alla vostra attenzione per segnalarvi un incontro che abbiamo domani, saranno presenti anche dalla parte dei relatori persone che ora sono dalla parte del pubblico e li ringrazio di questo. Spero potrete partecipare e di nuovo grazie al Presidente per la sua partecipazione.